Io penso di sì. Ho detto, abbiamo sbagliato poche partite quest'anno sotto l'aspetto proprio dell'approccio, della presenza in campo. Per me Cittadella eravamo giù, però non lo so, magari avevamo in campo anche abbiamo 5 positivi in campo, potrebbe essere una cosa che loro andavano al doppio. E oggi la squadra ha fatto alla grande. Io ero fiducioso pure prima della partita, ho cercato di trasmettere serenità e fiducia perché credo che i ragazzi sono andati in campo, io li vedo allenare tutti i giorni, credo che potevano fare la partita, l'hanno fatta, hanno fatto anche, tirato fuori qualità e perciò sono contento perché il gruppo continua a crescere, il gruppo è sempre più forte, sempre più consapevole e questa è la strada che voglio percorrere con i ragazzi perché credo molto in questo, l'entusiasmo, la fiducia in ogni calciatore, ognuno contagia l'altro, ma di fiducia, non di altro, però sono contentissimo. Siamo stanchi di sta roba anche noi, siamo un po' stanchi di anche che so, regolamenti, puoi rinviare dopo 48 ore, poi ti trovi, fa il tampone della mattina, ti mancano altri 5-6 giocatori, non puoi rinviarla perché devi fare il rinvio entro 48 ore, ti trovi in difficoltà. Tutte le squadre abbiamo questo problema, siamo stanchi di questa incertezza, andiamo avanti però e cerchiamo sempre di fare il massimo. Biagi FR Sport, mister, le condizioni di questa partita rendono quasi superfluo ogni commento tecnico. Grande cuore del Frosinone, le chiedo poi delle condizioni di Ciano. Ma condizione di Ciano, vediamo, adesso ci sono i dottori che lo visitano, ho messo giù male il ginocchio e qualcosa non è quello dell'anno scorso, credo sia l'altro e vediamo da valutare. Per me è un punto, levando quella classifica che Mosso ha comunque fermato il Pordenone, no? Che non ha fatto il punteggio, non ha portato a casa i 3 punti, ma fa bene proprio come spirito, tutti coinvolti, oggi Bologa ha fatto ragazzino, ha fatto 20 minuti l'altra volta come punto, oggi ha giocato, ha fatto partita. Per me di grande personalità, Mirko Gori che gioca centrale, capitano dietro con Dio e con giocatori forti. Per me sono stati tutti bravi, sono contento per loro e per quello che stiamo creando. Se uno deve trasmettere serenità ai giocatori, se si preoccupa, gli altri si preoccupano e la cosa si complica. Io sono sereno, ho detto, avevamo 11 giocatori di movimento, facevamo tutti i portieri, abbiamo solo un cambio, perciò 11 eravamo. Sapevo che la partita l'avremmo fatta.